Abbiamo visto la volta scorsa, introduzione alla termodinamica, le proprietà dei gas, quindi il gas come sistema termodinamico semplice. E queste vengono descritte da un'equazione che lega le variabili di stato. Pressione, volume, temperatura, quantità di gas, per adesso diciamola così, e l'equazione di stato è pressione per volume uguale numero di particelle che formano il gas per costante di Boltzmann per temperatura assoluta. Ok? Questa relazione nasce da evidenze o esperienze di laboratorio, quindi è una equazione, come si dice, empirica, ok? E i gas nella realtà si comportano in questo modo in condizioni tutto sommato particolari, sono chiamati gas ideali o perfetti, ok? Questo è preso proprio quest'ultimo a equazione di riferimento. E in altre situazioni i gas si portano in un altro modo, quindi avranno equazioni di gas di stato diverse. Questa è la più semplice. Il gas, questo è uno sistema termodinamico più semplice, quello da cui si parte. La termodinamica classica è costruita su questo tipo di relazioni, ok? Sulle quali vengono costruite tutta una serie di considerazioni di proprietà, eccetera, a partire da questa data come evidenza sperimentale. La teoria atomica, la teoria cinetica, ha lo scopo di vedere, di interpretare questa equazione. Interpreta questa proprietà, cioè non è più un fatto sperimentale, ma ha un motivo d'essere. C'è una teoria più profonda che la spiega. Ok? In particolare ci permette di interpretare la temperatura. Che cos'è fisicamente la temperatura? Ok? Questo è l'obiettivo. E quindi mette d'accordo meccanica e termodinamica. Ditemi se posso cancellare. Quindi la teoria cinetica fondata sulla teoria atomica attinge a piene mani all'ipotesi atomica, cioè si fonda sui seguenti principi. In teoria cinetica. Primo, il nostro gas, immaginate di avere un gas in un contenitore, è formato da n, un numero elevato di particelle identiche, tutte di massa n, e nota bene, prive di struttura interna. E quindi puntiformi. Ciascuna di queste ha la sua posizione e la sua velocità in tre dimensioni, x, y, z, ovviamente. Le particelle tra di loro interagiscono con urti elastici. Quindi tra di loro con le pareti, no forze
chiamiamole interparticellari. Ogni particella ignora del tutto le altre fin tanto che non li urta contro. E gli urti sono elastici. Per un attimo vediamo questo cosa comporta. Prego. Interparticellari, tra particella e particella. Terzo punto, punto chiave, è, come direbbe il principio, il primo principio della dinamica, che dice che se non ci sono forze, un qualsiasi corpo si muove di molto rettilineo uniforme. Ok? Quindi ogni particella ha la sua posizione e la sua velocità. Ok? Le velocità, particelle del gas sono distribuite in modo omogeneo. Cioè ogni particella può trovarsi dovunque all'interno del volume del gas e la sua velocità può essere diretta in qualsiasi direzione. Non ci sono direzioni preferenziali. Destra, sinistra, alto, basso, giù, su, dovunque. Quindi il vettore di velocità delle particelle può essere diretto in qualsiasi modo. E il volume è occupato in modo omogeneo. Ogni particella può trovarsi in un posto qualsiasi. Ok? Questo testo di volte si prende anche il nome, dicendo, di caos molecolare. Vediamo cosa possiamo costruire su questo. Attenzione, puntiformi significa che ogni particella ha volume nullo. Non occupa volume, è talmente piccola che è trascurata. Prendiamo di tutte le particelle e focalizziamoci su una. Questa avrà massa m, posizione x, y, z e velocità v. Questo. Ok? Se la particella, ok, qui, ok, eventualmente questo lo approfondiamo dopo. Se ho due particelle puntiformi, m ed m, particella A, particella B, che si scontrano tra di loro, se sono puntiformi devono necessariamente fare un urto centrale, ok? E si urtano in modo elastico, cioè viene conservata la quantità di moto totale e l'energia cinetica totale durante l'urto, allora la velocità v della particella A dopo l'urto, via primo, è uguale alla velocità della particella B prima dell'urto e la velocità della particella B dopo l'urto è uguale a quella di A prima dell'urto. Cioè le due particelle si scambiano la velocità. È come se si attraversassero. Okay? Siccome sono identiche, tutto funziona come se si attraversassero proprio. Di conseguenza, quello che succede al gas, okay, non è alterato in alcun modo dagli urti tra particelle, quello che importa sono gli urti con le pareti. Questa, attenzione, è un punto delicato sul quale torneremo, ma tra un pochetto, non oggi, o meno non credo oggi. Questo è chiaro? Vediamo cosa succede quando la particella urta la parete. Prendiamo una parete qualsiasi. Qui per avere questo risultato è sufficiente applicare alla collisione tra due particelle identiche, identiche della stessa massa, le formule che si trovano risolvendo gli urti elastici. Un po' di algebra e si arriva al risultato.
consideriamo per adesso una proiezione bidimensionale, immaginate che questo vale anche in 3D. La nostra velocità ha due componenti, lungo x e lungo y. Ok? Quando una particella urta la parete, diciamo così, verticale della nostra scatola, che la scatola supponiamo che sia lunga L, un cubo di lato L, come ancora meglio, che cosa le succede? Beh, c'è anche qui una collisione elastica e siccome Vy non viene interessato da questa parete, cioè nella direzione Y questa parete non ha effetto, Y si mantiene identica prima e dopo l'urto, mentre l'urto altera Vx. In quale modo? Beh, sempre se utilizzo le relazioni dell'urto elastico tra particella e parete, posso esaminare quello che succede quando uno dei due oggetti che si urtano ha una massa enormemente più grande dell'altro, che è il caso nostro. La massa della scatola ha un'inerzia molto più grande di quella della particella di gas. Per cui quello che succede è che la nostra particella di gas, dopo l'urto, Vx', ha semplicemente la velocità opposta a quella di prima. Detto in termini tecnici, la particella rimbalza. Vy non cambia, perché non è alterata, non ci sono forze lungo l'asse delle x, ma solo lungo x, in questo caso. Sto esaminando l'urto con la parete, questa qua di destra. Ma il discorso si può replicare per qualsiasi altra parete. Quindi Vx cambia semplicemente di base. Questo cosa significa? Significa che durante l'urto la nostra particella subisce o presenta una variazione di quantità di moto lungo l'asse delle x. Ok? E questa vale quantità di moto dopo l'urto meno quantità di moto prima dell'urto. Ma per questa ragione la quantità di moto dopo l'urto è opposta a quella prima, per cui il primo x è meno px, quindi meno px meno px fa meno 2. La variazione di quantità di moto durante l'urto è il doppio di quella di partenza col segno negativo, quindi meno 2 m vx. Vx è la velocità della particella prima che avesse l'urto. Il modulo è lo stesso, cambia solo il verso. E come si è osservato, io ho tacitamente assunto il verso positivo verso destra. La variazione di quantità di moto è diretta verso sinistra. Perché subisce un urto con la parete. Ok? Ogni quanto tempo si verifica questo urto? Quanto tempo intercorre tra un urto e successivo? Ci limitiamo alla direzione x per adesso. Non sarà un urto solo. Dipende da cosa? Da quanto è grande la scatola? Dal tempo di andata e ritorno. Quindi l'intervallo di tempo delta t tra un urto e successivo sarà il tempo di andata e ritorno a velocità Vx, se ripeto, se esaminiamo gli urti solo con la parete di destra. Quindi l'intervallo tra un urto e successivo è lunghezza del percorso diviso velocità, quindi 2 volte L diviso Vx. Ogni 2L su x secondi avviene un urto. E adesso ahimè devo cancellare questa parte, se posso. Posso cancellare? Sì. Questo significa che
secondo principio della dinamica, la forza che agisce sulla nostra particella è data da componente x della forza, scusate, dalla variazione della quantità di moto della particella diviso l'intervallo di tempo durante il quale questo avviene. Vedo che conseguenza ho meno 2 mux, che è la variazione della quantità di moto, diviso il tempo, che è 2L, se sistemo un attimo le cose, ho i 2 che vanno via, ho meno m al numeratore, ho un 1 su x al denominatore, quindi ho un 2x al quadrato al numeratore sotto L. Ok? Attenzione, questa che cos'è? È la forza che una particella subisce quando collide con la parete della scatola che contiene il gas. Ok? Ma, terzo principio della dinamica, anche la particella durante l'urto esercita una forza sulla parete. Terzo principio della dinamica, la forza con cui la particella agisce sulla parete è identica a questa in direzione e intensità, ma opposta come verso. F' sulla parete vale l'opposto di questa, quindi mvx alla seconda quella. Però questo viene annullato quando va dall'altra parte. No, limitiamoci alle collisioni su una parete, solo su questa. Ok? Questa, ripeto, che cos'è? È la forza con cui ogni singola particella di gas colpisce, poi le porta che esercita durante l'urto sulla parete del contenitore. D'accordo? Ma la particella non è mica una sola, sono tante. Quindi questa sarà la forza dovuta a una molecola di gas. Hanno tutta la stessa massa, quindi però questa è V1. La seconda particella avrà F2, F3, eccetera, eccetera. Se voglio l'intera forza con cui il gas agisce su questa parete, devo sommare gli urti di tutte le particelle. Quindi avrò questa parte che è identica per tutti, m su l è lo stesso. E qui avrò v1x alla seconda più v2x alla seconda fino a vnx alla seconda. Cioè n particelle, tutti i termini dello stesso tipo per ciascuna particella. Ora, questa somma è la somma in realtà di tanti termini, tutti dello stesso tipo, il quadrato della componente x delle velocità. Ma se immaginate di prendere il valore medio della componente x del quadrato della velocità, cosa dovreste fare? Beh, dovrei fare 1x alla seconda più fino a 2nx alla seconda diviso n. La media aritmetica del x quadro è la somma di tutti i x diviso n. Di conseguenza questo termine non è altro che n volte il valore quadratico medio della componente x. Così è una scrittura un po' più compatta. Ok? È come dire, facciamo la verifica di fisica, ognuno di voi ha il suo voto e la somma di tutti i voti è il numero di studenti per il voto medio. Né più né meno. Ok? Quindi posso scrivere
questa espressione come il numero di particelle per la massa di ciascuna particella per il valore medio del quadrato della componente x della velocità diviso L. Ci siamo fin qua. Attenzione, posso cancellare sopra? Qui entra in gioco l'ipotesi di caos molecolare. Ma posso cancellare il caos, non mi serve più. Se è vero che abbiamo considerato solo una componente, cioè Qx, quindi potrò rifare il discorso per Qy anche per Z. In 3D, x, y e z, se ho un vettore V, e il vettore V ha tre componenti, Vx, Vy e Vz, esiste una generalizzazione del teorema di Pitagora che mi dice che la lunghezza di V, di quadro, è la somma dei quadrati delle componenti. Qx alla seconda, Qy alla seconda e Vz alla seconda. Teorema di Pitagora in 3D. Se sono in 2D mi fermo qua, se sono la terza aggiungo anche questa. Ma questo vale per ciascuna velocità, ma se vale per ciascuna velocità vale anche per la loro media. La media del quadrato di V sarà la media, la somma delle medie delle sue componenti. Per forza di cosa? Ok? Ci siamo? Attenzione! Se, terza ipotesi, se è vero che il gas soddisfa le condizioni di caos molecolare, cioè se la velocità è diretta in direzione qualsiasi, allora non c'è motivo per cui lungo un asse la velocità sia più grande che lungo un altro, almeno in media. Quindi queste tre grandezze sono identiche. Ripeto, questo è un punto nodale. Se non ho motivo per ritenere che i gas, le particelle si spostino lungo l'asse X più che lungo l'asse Y o l'asse Z, è chiaro che in media ogni componente del vettore velocità avrà circa lo stesso valore. Quindi la media del modulo completo di T posso pensarla come il triplo del quadrato della media del componente X. Basta sommarla tre volte, hanno lo stesso valore, così il triplo del primo è una cavalla. Di conseguenza qui questo termine posso scriverlo come un terzo di V quadro medio, cioè F diventa numero di particelle, massa di ciascuna particella, un terzo di V quadratico medio diviso L. Questa è la forza che tutto il gas esercita su una parete. Ok? E qui qual è il vantaggio di questa espressione? Che abbiamo perso la dipendenza da x. Qui il principio di Pascal, se il gas è in equilibrio la pressione e la forza è la stessa per tutto. Ma quello che ci serve a noi non è tanto la forza, ma è la pressione. Se la forza è esercitata su questo, su questa faccia, ok, è sufficiente dividere la forza diviso la superficie della faccia della scatola per avere la pressione, che sarà la stessa in tutte le direzioni del principio di Pascal. D'accordo? Quindi, se divido, e qui adesso devo cancellare qua sopra, no, anche qua posso farlo,
se vogliamo la pressione interna del nostro gas, è sufficiente calcolare il rapporto tra la forza con cui il gas agisce sulla parete, la pressione P, sarà la forza totale con cui il gas agisce sulla parete, diviso la superficie della parete. Ma se la parete, se il mio contenitore è un cubo di lato L, quant'è l'area della parete? L è la seconda. Quindi qui ho un L quadro. Per cui la pressione interna del mio gas sarà il valore di F, quindi numero di particelle, massa di ciascuna particella, anzi, mettiamo così, V quadrato come medio, diviso 3 volte L, e ancora diviso L quadro. Ah, io ho dato per scontato, ma la barra sopra significa valore medio. È chiaro per tutti questo. Divido una volta per L, divido una volta per L quadro, è come dividere per L alla terza. Quindi ho al numeratore N M V quadrato, la media di V al quadrato, diviso 3 volte L alla terza. Abbiamo quasi finito. Questo cosa mi dice? Beh, se non avessi un cubo, qui anziché L quadro avrei il volume. Ma se moltiplico per il volume a destra e a sinistra, ho pressione per volume che vale un terzo, numero delle particelle, massa di ciascuna particella, velocità quadratica delle particelle in media. Questo vi dice qualcosa? Vi ricorda qualcosa PV? Dove l'abbiamo visto? Nell'equazione di stato. Quindi, se confrontiamo questa con l'equazione di stato, che ripeto è una legge sperimentale, PV uguale, in cui conviene NK di Boltzmann, temperatura, se a sinistra ho PV, qui ho PV, anche questo deve essere identico a questo. Andiamo un po' più in profondità. Che cosa ci dice il termine mv alla seconda? Dove l'abbiamo già visto ancora? L'energia cinetica di ciascuna particella è un mezzo della sua massa per velocità al quadrato. Lì però è il valore medio. È chiaro che se questa è la media, questa è la media dell'energia cinetica. Ergo, qui posso scrivere un terzo di n, al posto di mv quadrato in media, posso scrivere due volte l'energia cinetica, media. E questo posso confrontarlo con pv uguale a nkt. Se confronto questa equazione con quello che abbiamo calcolato in base alla teoria cinetica, abbiamo che i due n vanno, quindi fatemi scrivere n, scusatemi, due terzi a questo punto, n volte energia cinetica media, l'ho preso da qua, è uguale, perché entrambi sono uguali a pb, a n K Boltzmann, temperatura, le due n vanno via, e l'energia cinetica media del nostro gas vale 3 mezzi la costante di Boltzmann per la temperatura.
Questo forse è il più grosso risultato della perifrasi. Addirittura lo scrivo con il diesel giallo, rosso, no, verde, ecologico. Adesso sappiamo cos'è la temperatura. Prima avevamo solo intuito cos'è la temperatura. La temperatura di un gas, del nostro gas, non è altro che il risultato del caos molecolare, cioè del moto di agitazione delle particelle di gas. La velocità di ciascuna particella e quindi l'energia cinetica di ciascuna particella e quindi il valore medio dell'energia cinetica delle particelle del gas non è altro che un modo diverso di parlare di temperatura, perché la K è solo una costante che mette d'accordo l'unità di misura. Noi potremmo benissimo misurare la temperatura in giallo. Si tratta come, sarebbe come dire che adesso misuro questa lunghezza del tavolo in metri o in yard. Sono due grandezze, ok, fissate solo da una costante che mette d'accordo l'unità di misura. Quindi la temperatura non è altro che l'effetto dell'agitarsi delle molecole o delle particelle del nostro gas. Ok? Attenzione, nell'ipotesi che, primo, le particelle siano puntiformi, secondo, le particelle non interagiscano tra di loro se non con urti elastici e con la parete con urti elastici. Ok? Perché se ci fossero forze sarebbero forze di tipo che andrebbero a alterare la struttura. Se ho qualcosa che può spezzarsi, è chiaro che l'energia cinetica ne scende. E non hanno struttura interna, quindi ci sono solo moti traslazionali. Questo è un punto più importante. D'accordo, su questo torneremo un pochino. Quindi, primo risultato, posso interpretare l'equazione di stato. Un'altra cosa fondamentale su cui lavoreremo parecchio è la seguente. Qui ho l'energia cinetica media, ok? Ma non è detto che l'energia cinetica sia la stessa per tutte le particelle, potrebbe anche esserlo, potrebbe non esserlo. Immaginate di sommare tutte le energie cinetiche di tutte le particelle. Cosa ottenete? Ottenete l'energia cinetica totale, che per come è definita l'energia cinetica media vale il numero di particelle per il valore medio dell'energia cinetica. Quindi 3 mezzi n k volte g. Se non c'è interazione particella a particella, ok, questa è l'unica forma di energia associata al gas. Dentro non ce n'è altra. Per questa ragione, questa grandezza viene chiamata energia interna. Però qua non la N neanche deve controllare. No, qui se la media e basta, qui la N non c'è. Ah, non la qui le due N le abbiamo semplificate. La temperatura è legata all'energia cinetica media. Okay.
Se invece voglio l'energia interna, qui ho n volte la media, quindi ho n volte 3 mezzi kT. Quando scaldiamo il gas, andiamo a cambiare la temperatura, andiamo a cambiare la sua energia interna. Okay? L'energia interna, se volete, è un salvadanaio di energie, è un modo in cui il sistema immagazzina energia per fare, tipicamente per seguire o seguire delle trasformazioni. È chiaro il punto? Altro punto fondamentale, posso cancellare? Andiamo a guardare questo un pochino più da vicino. Abbiamo detto che l'energia cinetica media, cioè un metro m di quadratico medio, vale 3 mezzi K di Boltzmann per la temperatura. Ok. Ma allora, se so che gas ho sotto mano, se so quant'è la temperatura che si trova, so qual è il valore di medio delle sue velocità. So quanto rapidamente si stanno agitando le molecole di gas. Posso risolvere questa equazione in termini di V. Quindi ho V quadratico medio, che vale il metro che sto tolgo, 3 K di Boltzmann T diviso M. Qui posso prendere la radice quadrata. Quindi qui ho quella che si chiama velocità quadratica media, QM. O se preferite il termine in inglese, R ms, root mean square, la radice, il quadrato, la radice quadrata della media dei quadrati, perché questa è i metri quadrati al secondo quadrato, questa grandezza è i metri al secondo, e mi dice in base alla temperatura quanto rapidamente si stanno muovendo tipicamente le particelle di gas. Posso fare anche un'altra cosa, posso dire, questa va già bene così, posso dire, beh, ma a me è più comodo lavorare in termini di moli, per esempio. Se immaginate di avere n particelle, ok, allora, abbiamo detto che potremmo scrivere questo in funzione di n numero di moli. Ok. E la massa m di una particella sarà la massa totale del gas diviso, ad esempio, il numero di particelle, o ancora meglio, n volte il numero di Avogadro. Ok? Posso introdurre quello che chiamo la massa molare. Se ho una mole, se n valesse 1, m diventa la massa molare, chiamiamola n1, diviso na. N1 dipende dalla specie chimica del gas, ovviamente si chiama massa molare, cioè la massa di una mole. La massa molare di H è 1 grammo, la massa molare di ossigeno è 16 grammi e così via. Se utilizzo questa relazione nell'espressione delle velocità, posso cancellare qua sotto, ma non mi serve più, posso scrivere anche la relazione che mi dà la velocità in questo modo. La velocità quadratica media vale, radice quadrata, di 3 volte
costante di Boltzmann, che è T, diviso la massa molare fratto il numero di Avogadro. Ma KB per NaFR è identica a dire la radice di 3 volte la costante di gas ideali R per la temperatura assoluta diviso la massa molare. In questo istante, in questa stanza. Supponiamo che la temperatura sia 20 gradi centigradi, quindi 293 K, approssimiamo a 300 K. Esatto. La R, costante di gas, è 8,315 joule diviso mole e grado Kelvin. Ma non è 0,082? No, per i fisici si misura in joule, grado Kelvin e moli. Queste sono unità di misura internazionali. Oh. I chimici barano, si utilizzano altre unità di misura che non sono quelle internazionali. E poi il 3 è la massa molare del litro dell'ossigeno, N1, 16 grammi, quindi 1.6 per 10 alla meno 2 kg, attenzione, devo sempre trasformare in kg. Di conseguenza la velocità quadratica media dell'ossigeno a 300 K vale 10 quadrata di 3 volte 8.315 joule su mole K per 300 K diviso la massa molare, che è 1.6 per 10 alla meno 2 kg fratto mole, e otteniamo, calcolatrice alla mano se riesco a pescarla, 3 per 8.315 per 300 diviso 1.6 per 100. Ok, grazie. Sono circa, io ottengo 683,9 metri al secondo. Per dirla in un altro modo, circa 2462 km all'altezza. Quindi è una signora velocità. Domande? Sta per suonare la campana. Esercizio che faremo, invito a ripeterci su, ma faremo la prossima volta. Okay. Per quale ragione l'elio molecolare è molto raro nell'atmosfera terrestre? Oppure B, per quale ragione la Luna non ha atmosfera? E invece